Hai problemi di cuore? Chiama la maga Cecilia che risolve qualsiasi tipo di problema. Oddio, ma che sta bene a piove? Chi me legge l'oroscopo? Senta, Don Michele, per favore, per caso c'è un bagno da qualche parte che avrei un'urgenza? Asama, io te l'avevo detto, hai fatto una cazzata a lasciare Jonathan per sto cazzo di filosofo. Ma che ci dovevamo fare con un filosofo in casa? C'è un'ombra nera che la circonda. Qualcuno deve averle mandato una maledizione. E comunque, come si dice? Sposa bagnata, sposa fortunata! Che sta succedendo? Ti fermi? Ma perché parlo strana? Perché ti sei persa questo. Che cos'è, una pettina? No, un incisivo. Ma l'incisivo il dente? Oddio, non c'ho più il dente! Mo ci pensa papà tuo, vado a piare il supermastice, quello per le piastrelle. Ma davvero fa che mi mette il mastice? Dimmi che hai cominciato adesso. No, Edoardo, no, te l'ho detto, vado avanti così da quando sono entrato in bagno. Non sarà passata più di mezz'ora. Appunto. Ma davvero, ci ha ripensato? No, non ci ha ripensato, ha solamente un problema fisiologico. Cioè? Dice che non riesce a smettere di fare pipì. Ma stai a coglionare? Ecco l'acqua. Ma che sei matta? Lo ricarichiamo pure, così non smette più. Daniela, che succede? Succede che non sei malato, papà. Ti hanno lanciato una maledizione. Oddio, la maledizione! E ricordati che la tua felicità dipende dall'infelicità degli altri.